Caro. Ah, oggi lo porto all'IKEA, questo è il mio obiettivo. Cara. Stasera partite birra con gli amici. Ha una certa fame. Ha fame? Vorrà andare a pranzo fuori? Sarebbe ottimo. Ho un inganno. Anch'io ho fame. Dovremmo mangiare qualcosa. Di cosa hai voglia? Cuciniamo qualcosa di buono? No, è domenica, usciamo. Bene, dove possiamo andare? Ovunque tu voglia a pranzo. Ma è da scegliere un ristorante elegante ma non troppo, che sia complicato ma non troppo, gourmet ma non troppo, qualcosa di più semplice, familiare, a portata di mano. Ora mi sta confondendo, dove vuole andare? Da Rocco? No, l'ultima volta mi ha fatto vomitare schifo. Oh, beh, sì, certo. Al Mac? Domenica al Mac, dai! È la stessa cosa che penso io. Dove vuoi andare? Andiamo a pranzo all'IKEA. Cazzo. Ok. Solo pranzo. Solo pranzo? Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta. Lavoro da quasi 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube e su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di obiettivi, di come raggiungere i propri obiettivi. Obiettivi, desideri, sogni, passioni, insomma, come andare dal punto A al punto B. In particolare lo faremo attraverso 5 riflessioni. Quaderno degli appunti. Raggiungere un obiettivo ci sa sempre di qualcosa di eroico. Che cos'è l'obiettivo? L'obiettivo è il mostro da sconfiggere, è il tesoro da raggiungere, la principessa da salvare. Siamo abituati a questa narrazione di storie dove c'è un eroe che parte quasi inconsapevole, sconfigge mostri in difficoltà e raggiunge finalmente il compimento della sua storia. Il mito dell'eroe è descritto alla grande da Joseph Campbell nel suo libro L'eroe dai mille volti e parla proprio del viaggio dell'eroe. Per essere eroi, per raggiungere un obiettivo, dobbiamo essere disposti a lasciare la vita che abbiamo pianificato per vivere la vita che desideriamo, per avere la vita che abbiamo sempre sognato. Vediamo ora quali sono i 5 modi per raggiungere un obiettivo. Desiderio. Innanzitutto ci deve essere un desiderio, perché se non c'è desiderio non c'è obiettivo. Oggi abbiamo perso un po' il contatto con i nostri desideri. È facile che ci svegliamo la mattina e ci diciamo: che cosa desideriamo? Boh, non lo so, non so cosa desidero o non so chi desidero. E questo è un gran problema, perché il desiderio è quella forza che ci permette di raggiungere un obiettivo. È la forza motrice che sostiene il nostro percorso verso un obiettivo. E se non c'è il desiderio, è difficile che noi raggiungiamo un obiettivo. Anzi, la nostra psiche in qualche modo farà di tutto per ostacolarci, per metterci dei blocchi, per autosabotarci. Senza desiderio non c'è obiettivo. Come si fa ad avere un desiderio? Lavoro su se stessi, fare tanto spazio. Per avere desideri c'è bisogno di spazio, di nulla, di niente, di vuoto. Tutte dinamiche che respingiamo, perché siamo abituati a essere pieni. Dobbiamo essere pieni, iperattivi, fin da piccoli avere tutto. E questa pienezza ci impedisce di avere confidenza con i nostri desideri e di permetterci di coltivare i nostri desideri, di lavorarci sopra, quasi di ossessionarci. Ossessione. Ci dobbiamo ossessionare, inflazionare nei nostri desideri e quindi nei nostri obiettivi. Si parla sempre di equilibrio, di compostezza, di giustezza a livello psicologico, ma la realtà dei fatti è che per raggiungere un obiettivo io mi devo squilibrare, mi devo inflazionare, devo essere tanto, devo essere troppo. Infatti il disequilibrio, il tanto, il troppo, l'ossessione funzionano soltanto quando hanno un contenitore, quando hanno un desiderio che li sostiene e quando hanno un contenitore che sarebbe l'obiettivo che io mi pongo. Io voglio diventare scrittore, desidero diventare scrittore, sogno di diventare scrittore. Io farò di tutto per diventare scrittore. Scriverò 24 ore al giorno, non vedrò persone per scrivere. Verrò giudicato perché sto scrivendo. Mi verrà la nausea, vomiterò per scrivere. Tutte queste ossessioni mi porteranno al mio obiettivo. E questo è un altro grande pregiudizio che dobbiamo abbattere. Spietatezza. Per raggiungere un punto da A a B devo essere spietato. Voglio una cosa, tutto il resto non mi può smuovere.
Io devo prendere scelte in direzione del mio obiettivo. E anche la dinamica della spietatezza è una dinamica che oggi va poco di moda. No, devi essere buono, devi ascoltare tutti, devi essere empatico. E no, se io ho un sogno, un desiderio, ho un obiettivo, lo devo raggiungere. E per raggiungerlo spesso devo dire dei no. Devo allontanare, devo mettere dei limiti, delle barriere, altrimenti il resto del mondo invaderà il mio percorso, lo cancellerà via, lo spazzerà via, non rimarrà più nulla della strada che io volevo percorrere e mi ritroverò ogni volta con una strada rasa al suolo o seduto a fianco a questa strada su una sediolina ad aspettare a girarmi i pollici, quasi rinunciando al mio sogno. E no, il mio sogno sta lì, io devo raggiungere e le scelte che prenderò saranno basate sul raggiungimento di quel sogno. Tu sei una persona che ostacola il raggiungimento di quel mio sogno? Metto un limite, non sto facendo del male, ti sto facendo del bene perché ti sto facendo vedere come si raggiungono i sogni. Fallo anche tu, raggiungi il tuo sogno. Usarsi, ci usiamo poco. Anche in questo ambito c'è grande pregiudizio nella nostra educazione, nel nostro modo di vivere. Io ho delle qualità caratteriali, non posso cambiarle, posso soltanto usarle nel modo più opportuno. Ma alcuni lati caratteriali non vanno di moda, non sono educati, per questo non ci usiamo. L'istinto, ad esempio, non è un lato caratteriale giudicato molto bene, è giudicato meglio il pensiero, ad esempio. Se sai pensare, sei una grande persona, tutti dovrebbero imparare a pensare. È vero, fino a un certo punto. Se io sono una persona che agisce di istinto, io devo imparare a usare il mio istinto nel modo corretto. Se sono una persona empatica, tutti mi applaudiranno. Ma se sono una persona rabbiosa, irosa, tutti diranno che sono sbagliato. E io non userò mai quella mia caratteristica per raggiungere i miei obiettivi. Se io sono una persona ossessiva, forse ti devi far curare? Eh no. Quella è una mia caratteristica, io posso usarla per raggiungere i miei obiettivi, perché non devo farlo? Se io sono una persona a cui piace la solitudine, a cui non piace stare in compagnia, devi stare con le persone. Sei sbagliato. Io posso usare quella mia solitudine, quel mio piacere di stare in solitudine, per costruire qualcosa di bello. È importante individuare come si è fatti caratterialmente, perché dobbiamo imparare ad usarci, perché se prima non ci usiamo, subentrano tutti dei sintomi, perché la psiche vuole essere usata e se non viene usata si usa da sola in qualche modo attraverso i sintomi. E infine, amare i propri obiettivi. Come si fa ad amare i propri obiettivi? Eric Fromm diceva, devi fare l'amore con i tuoi obiettivi. È bello che io indico qua, perché nella camera vedo un pallino rosso che è l'obiettivo qua, che però voi non vedrete. Quindi dici, perché cazzo questo indica qua? Perché l'obiettivo è qua su, non è qua giù, non è lì o qui, perché qui vedo una palletta rossa, tipo obiettivo da raggiungere, no? O comunque sta voce fa ancora fatica, sta tornando, ma alti e bassi. Amare, devi fare l'amore con i tuoi obiettivi, ci devi scopare. E come si fa ad amare un obiettivo? Come si fa ad amare? Rick Fromm era abbastanza netto su questo. Ami qualcosa quando quel qualcosa è la cosa più importante della tua vita. Ami una persona quando quella persona è la cosa più importante. Ami un obiettivo quando quell'obiettivo è la cosa più importante nelle tue scelte. Ami quel qualcosa quando sei disposto anche a farti individuare da quel qualcosa, a farti modificare da quel qualcosa. Allora io prendo delle scelte che mi modificano pur di raggiungere quell'obiettivo. E su questo ci difendiamo tanto. Pugniamo tanto i piedini, non rinunciamo a parte di noi. Facciamo fatica ad individuarci veramente attraverso il sacrificio di una parte di noi. Ma guarda, per raggiungere quell'obiettivo basta che ci svegli un'ora in più la mattina e andiamo. Ma io non mi voglio svegliare prima, devo fare 8 ore di sonno. Non stai amando il tuo obiettivo. Guarda, basta che fai part time e avrai il tempo per dedicarti a quella tua passione. E ma io ho bisogno di quei soldi, sennò come mi compro le sigarette, i vestitini e il cellulare? Va bene, non stai amando il tuo obiettivo. Questi ovviamente sono due esempi approssimativi, ma il concetto è che dobbiamo amare il nostro obiettivo. Come ho citato all'inizio Campbell, amare un obiettivo significa rinunciare alla vita che hai pianificato per vivere la vita che desideri. Comunque, a tal proposito, io e Valentina stiamo lanciando un altro laboratorio di arte terapia a tema terra. E la terra è la metafora della concretizzazione, della nostra parte concreta.
che porta a concretizzazione i propri obiettivi, desideri e sogni. Perché a volte non riusciamo perché procrastiniamo, perché abbiamo dei blocchi interiori, o perché non abbiamo il contatto con i nostri desideri, o perché non li amiamo, o perché non riusciamo a usarci, a usare parti di noi. E dunque terremo questo laboratorio di arte terapia Terra a Milano il 21 e il 22 ottobre. Se volete delle info in più sull'iscrizione, vi lascio in descrizione l'email che dovete contattare. arteterapiaarchetipica@gmail.com. Massimo 20 iscrizioni, al raggiungimento dei 20 iscritti chiuderemo il gruppo. L'arte terapia è un'attività espressiva, psicologica espressiva, che ci permette di fare emergere parti di noi, vederle e poi decidere di usarle nella vita quotidiana, pratica, di tutti i giorni. Se non ci sei, rimani come sei. In quanto mi piace citare questo film, l'avete riconosciuto? Ho citato altre volte. Ci sono diverse metafore che parlano del raggiungimento dell'obiettivo, il mito dell'eroe ho citato, ma anche per esempio il coltivare una pianta, anche quello è metafora del raggiungimento di un obiettivo. Io prendo il seme, lo pianto e metto in moto il mio desiderio. Io sistemo la terra, faccio del vuoto, pianto il mio seme, il desiderio, e inizio a curarlo. Curo e amo quel seme e modificherò la mia vita per tener cura di quel seme, quindi avrò del tempo per innaffiarlo, per potarlo, per spruzzare alcuni prodotti, fino a che quel seme germoglierà, creerà una pianta che darà i suoi frutti. E io coglierò quei frutti e me li mangerò. E chi ostacola, chi si azzarda a ostacolare la crescita di quella fottutissima piantina, zac, gli taglio le mani. Bastardi, la piantina non si tocca. E tu che metafora useresti per il raggiungimento di un obiettivo? Se ti è piaciuto il video, se verrai al laboratorio di arte terapia a Milano il 21 e il 22 ottobre, messo che io recuperi la voce, se hai voglia di raggiungere un tuo obiettivo, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con qualcuno che non riesce a raggiungere i propri obiettivi e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! No, non mi dire che ho fatto tutto il video con la maglia macchiata di moccolo di mia figlia. Bastardella. Guarda, sei una bastardella. Sei proprio una bastardella. I bambini dai 2 anni in non so fino a quando sono dei bastardelli.